Bonjour à tous. Comme toujours, pas de souci si vous avez des difficultés avec la langue française. Aujourd'hui, ce sera le tour des gallicismes. Che cosa sono dunque i gallicismi? Sono strutture tipiche del francese. Les gallicismes sont utilisés pour exprimer des actions passées, présentes ou futures. Ci permettono, cioè, di descrivere il momento in cui si svolge l'azione. Da dove vengono i gallicismi? D'où vient-il? Il s'agit de mots empruntés à la langue française dans d'autres langues. Toutes les langues ont pris leur vocabulaire au fil du temps, s'inspirant du latin et d'autres langues. Et la parola empruntée significa chiedere in prestito et au fil du temps, lungo il corso degli anni del tempo. Mais quelles sont les actions exprimées par les gallicismes? Ed ecco il primo gallicismo, le futur proche. Esprime con questo l'espressione fra poco. È un'azione che si compirà veramente fra pochissimo. E non l'esprimo traducendo la parola e l'espressione fra poco, ma è già contenuta all'interno del gallicismo stesso, che vedremo fra qualche secondo. Ed ecco, siamo di fronte al futur proche. Per formare il futur proche è necessario conoscere la coniugazione del verbo andare. Aller. Sujet, aller, infinitif. Des exemples. Je vais boire le café. Nous allons attendre Luc. Tu vas terminer l'exercice. Fra poco berrò un caffè. O semplicemente berrò un caffè. Aspetteremo Luca. Terminerai un esercizio, l'esercizio. Fra poco terminerò l'esercizio. È un'azione che si svolge fra pochissimo. Non è completamente il futuro, ma non è neanche il presente. Et voilà le deuxième gallicisme, il secondo gallicismo. Le présent progressif, ou bien le présent continu. L'azione che si sta svolgendo nel momento in cui parlo. Sto per fare qualcosa. Sto mangiando, sto pensando, sto guardando, eccetera. Formo le présent progressif en langue française per esprimere un'azione adesso, in questo momento, utilizzo una struttura che si chiama être en train de. Quindi, in questo caso, è necessario conoscere la coniugazione del verbo essere, être. Sujet, être en train de, infinitif. Des exemples. Je suis en train de boire un café. Vous êtes en train de regarder la télé. Tu es en train de parler à Luc. Sto bevendo un caffè. State guardando la televisione. Stai parlando a Luca. Ed ecco che siamo di fronte al terzo gallicismo. Voilà le troisième gallicisme. C'est le passé récent. Un'azione che non è nel passato, ma che ho appena compiuto. Anche in questo caso non traduco le espressioni e le parole ho appena, ma è tutto contenuto all'interno della struttura del gallicismo che fra pochi secondi vedremo. Voilà, nous sommes face au troisième gallicisme, sur le passé récent, il passato recente, un'azione appena avvenuta. In questo caso devo bien connaître le verbe venir, il verbo venire, sujet, venir de e infinitif, con la particolarità che in questo caso ho anche la preposizione de. Des exemples. Je viens de manger une tasse. Nous venons de sortir de la classe. Il vient d'acheter un livre. Ho appena mangiato un gelato. Siamo appena usciti dalla classe. Hanno appena acquistato un libro. A questo punto della lezione puoi esprimere i gallicismi, alcune frasi con delle azioni che avvengono nel momento in cui sta parlando o un'azione che hai appena realizzato o che realizzerai fra poco. Tu peux bien t'exprimer en utilisant le gallicisme non française. Per esempio, ho appena bevuto un caffè, sto bevendo un caffè o berrò fra poco un caffè.